Questa videocamera quando si accende fa patino sempre un sacco di notifiche a schermo, si collega il microfono, la batteria, questo, quell'altro, la memoria. Cioè, non c'è un modo per disattivare questa cosa? No, ho già controllato. Comunque, bando alle ciance, adesso non ci facciamo un'altra spremuti. Sì, spremuta, ciaone. E mi faccio. Che schifo, non ho neanche pulito qua. Mi faccio un frullato. Perché il latte è rimasto aperto perché ho rotto il tappo, come potete ricordarvi. Quindi, erest necessarios. Risciacquare un pochino. E così ci mangiamo anche un po' di verdù, un po' di frutta, che male non fa. Il latte. Così va bene. Potrei farla anche tipo un frullato all'albicocca si può fare? Se facessi vari gusti, si può? Tipo banana e albicocca. Banana e pesca. Dai, proviamo banana e pesca. Anche se secondo me non è, cioè, l'opzione migliore. Adesso ci mangiamo uno frullato banana e pesca. Oggi ci sono vari piani. Sicuramente devo editare il video di questi giorni che non ho editato. Quindi degli ultimi 2 giorni, oggi, ieri, l'altro ieri, vediamo un po'. Quindi facciamo banana e pesca, dai. Ci sarebbe anche albicocca, ma poi viene un. Come al solito sono un pochino raffreddato. Vi dirò, ragazzi, potrebbe essere d'ora in poi la mia colazione. Solo che io non sono uno che ha mai preso tipo il latte più di tanto, anzi, ne ho sempre bevuto gran poco nella mia vita. Se dovessi sommare tutti i litri di latte che mi sono bevuto, penso che raggiungeremmo, boh, forse 20 litri in tutta la mia vita. Gran poco. Ok, allora abbiamo il nostro frullatino. Magari lo mettiamo in un bicchierino. Ma sì, ragazzi, guardate qua. Cioè, nel sacro Graal. Potevo frullarci anche l'albicocca a sto punto. Teniamo così, ci accontentiamo. Quindi, ragazzi, guardate qua. Cioè. Non volevo stare in casa e quindi, visto che gli altri sono arrivati alle risorgive, e che non so neanche cosa siano, ma sono appena arrivato anch'io, vediamo un po' com'è la situa. Vediamo un pochino, ecco, ottimo. Avevo la minima idea dell'esistenza di questo posto. C'è gente che si tuffa qua. Ho sentito che è ghiacciata l'acqua, ma. Boh. Chiuse? Spenta? Yes, yes. Giulio arriva? Che pensavo di essere tipo in mega ritardo. No, no, Alla fine. no, secondo me è scoppiata una casa vicino a casa nostra, magari. Non male. Sa di amicizia. Sa di amore. Il buon vecchio Sebastiano ora vuole fare shopping, sta cercando uno strumento di, vabbè, una tenda, insomma, per il campeggio, perché la sua è stata brutalmente persa. Che caratteristiche stai cercando in una tenda, Seba? Due persone, tre? Due persone, perfetto. Fresh and black, mi raccomando, ragazzi. Categorie, non so, il team marketing di Decathlon che ha scelto di chiamare una categoria di una tenda fresh and black, però quella è la way to go. La cosa più brutta per voi che non siete campagnoli, la cosa più brutta è quando ti svegli la mattina per il caldo della tenda. Sai, e sei stanco perché hai fatto serata, sera prima, ma non vuoi, e dovresti uscire, però vuoi rimanere comunque a dormire, però devi uscire perché c'è caldissimo. Niente, si ritorna alle origini, si ritorna in the Villa Buri. Adesso ragazzi, noi stiamo cercando una pizzettina, ma abbiamo il dubbio che ci siano solo quelle tipo slices, quindi quelle piccoline, non quelle normali. Perché ieri l'ho vista che era tipo a cerchio, ma ho un po' paura che non sia come ci aspettiamo. Vabbè, se no uno dog, non lo so, vediamo. Parte qua ci sono le patatine che tu stai già assaggiando. Damn, Damn, son. damn. E quindi ora noi ci mettiamo nella tavola rotonda, la del grillo. Nello zaino ho avuto un periodo dove avevo un sacco di bustine, ketchup, maionese, olio, sale, caffè istantaneo, perché quando vado in campeggio a volte capitava che mi servissero ed era comodissimo. Come nella foto di dietro che ti porta Comodissimo. troppa roba. Giulio è lì che stai. Devi dare un pugno a tutti i followers ora, alla fanbase.
Ah, ora che siamo qua ne devo anche approfittare perché tutte le domeniche faccio il resoconto. Ah, grazie. Tutte le domeniche faccio il resoconto degli iscritti. Allora, parliamo di dati. Negli ultimi 7 giorni, ragazzi, siamo riusciti a fare la bellezza di 617 views, che mi fa ridere perché tipo su Instagram li faccio in una o due storie, invece su YouTube è più complicato. Più complicato. Poi la bellezza di 21.4 ore guardate, quindi 15% in meno rispetto agli ultimi 7 giorni, e iscritti quanti? Gli iscritti più 4, quindi c'è progresso, 100% in più rispetto agli ultimi 7 giorni. Quindi niente, ragazzi, si spinge. Let's go. Mangiato la pizza, sistemato. Noi, ragazzi, ci vediamo domani. Mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, le solite cose. Ragazzi, un bacione. Domani grandi emozioni ci saranno qua.